Dunque, come abbiamo preannunciato ieri, oggi affrontiamo il problema della determinazione della coppia, o meglio del momento della coppia elettromagnetica che si sviluppa eventualmente nella struttura elettromeccanica che abbiamo considerato. Io vi ricordo che noi abbiamo considerato una struttura di questo tipo. Abbiamo una parte fissa, lo statore, una parte mobile, realizzata mediante la retina di ferro, la parte mobile è palettata su un'asse coassiale con lo statore. Abbiamo una distribuzione di corrente sulla periferia dello statore, una distribuzione di corrente sulla periferia del rotore. Quindi, per esempio, qui sul rotore avremo delle cave in cui sono allocati dei conduttori. E qui, diciamo, al traferro abbiamo una distribuzione di induzione che abbiamo calcolato per effetto della distribuzione delle correnti. È evidente che la distribuzione questa distribuzione di induzione interagendo con le correnti dà luogo a delle forze. In particolare, se noi diciamo qui abbiamo correnti uscenti e qui abbiamo correnti entranti, se questo, diciamo, è l'andamento della B, la B interagendo con questa corrente dà luogo a una forza che, vi ricordate, la forza F elementare è uguale a I del la lunghezza del conduttore moltiplicato scalarmente per B. Quindi in questo caso B e L sono tra di loro perpendicolari, sono ortogonali, quindi ho una forza che è diretta in quel tangente, che è diretta, per esempio, su questo conduttore, che è diretta in questa direzione. Ok? Allora è auspicabile che la somma di tutte queste forze metta questo oggetto in rotazione, che noi vogliamo realizzare ce la dobbiamo andare a calcolare questo momento della coppia elettromagnetica. Vi ricordo pure che noi abbiamo sostituito all'effettiva distribuzione delle correnti una distribuzione di densità lineare di corrente, teta di alfa ST, densità lineare o densità angolare in questo caso, di corrente, teta con R, di beta T, alfa T, derivante dal fatto, diciamo, di aver considerato trascurabile l'influenza dell'ampiezza delle cave. Ricordate, abbiamo fatto il limite per delta l'ampiezza della cava tendente a zero e abbiamo poi sviluppato in serie di teorie e considerato soltanto l'armonica fondamentale. Quindi evidentemente io ho una situazione di questo tipo. Sul rotore ho questa guaina, se volete, questa densità lineare di corrente, quindi qua sono tutte correnti entranti, poi a un certo punto ci saranno delle correnti uscenti da quest'altra parte. Quindi questa teta con R di beta e T, se beta è il riferimento assunto sul rotore, qui ho la mia B radiale, la B risultante al traferro, la B detta. E quindi ho una forza che, diciamo, una forza DF che sarà uguale proprio a L per B delta di beta T per teta con R di beta e T moltiplicato per beta. Perché teta con R per de beta vi dà proprio la corrente contenuta nell'arco del beta. No, se voi considerate un archetto di ampiezza elementare de beta, la corrente che avete sul rotore in corrispondenza di questo arco elementare è pari proprio al prodotto della densità angolare di corrente per beta. Moltiplicando, quindi questa è la corrente, moltiplicata per B e per L avete la forza. Ci dobbiamo mettere un segno meno perché avendo assunto come riferimento beta positivo, quello orario, la forza vedete tira dall'altra parte. E quindi a questa forza corrisponde una coppia elementare, basta moltiplicare per il braccio rispetto all'asse di rotazione, che sarà pari a meno di mezzi per L per B delta di beta T per teta con R di beta virgola T per beta. E a questo punto per ottenere la coppia basta fare l'integrale, questo lo tiriamo fuori, estesa tutta la macchina. Basta sommare i contributi di tutte le forze, quindi di B delta beta
t theta con r, theta t in r. Dobbiamo sviluppare allora questa integrale. In realtà possiamo fare anche in un altro modo, e magari lo facciamo. Considerare la distribuzione che abbiamo ricavato nelle lezioni precedenti e andare a fare proprio il BLI matassa per matassa, lato di matassa per lato di matassa, quindi abbiamo una sommatoria discreta, piuttosto che ricorrere a questo integrale che utilizza la densità angolare di corrente e che riflette in pratica il nostro modo di approcciare il problema, no? È coerente con le ipotesi che abbiamo fatto semplificative. Noi abbiamo di fatto sostituito all'avvolgimento, alla distribuzione effettiva dei conduttori lungo la periferia di due elementi di macchina, delle distribuzioni continue, teta con S e teta con R. In realtà abbiamo considerato le armoniche fondamentali dello sviluppo in serie di Fourier spaziale di queste distribuzioni, che di fatto sono equivalenti alla distribuzione delle correnti reali. Allora, per sviluppare questa integrale dobbiamo avere a disposizione queste due funzioni. Io vi ricordo brevemente che noi abbiamo determinato l'induzione, la distribuzione induzione sostenuta dal sistema di correnti statoriche. Vi ricordate, abbiamo ottenuto M con S mezzi 2 diviso pi greco mi 0 diviso delta N con S xi con S per la parte reale di I con S nel riferimento di statori, con S è il vettore di spazio del sistema di correnti statori per elevato a meno GPA. E analogamente abbiamo ripetuto le stesse considerazioni sul rotore. A questo punto facciamo BR di beta T, quindi sarà M con S mezzi, perché noi facciamo comparire il componente simmetrico riportato allo statore, quindi 2 su pi greco mi 0 diviso delta n con s si con s parte reale di i primo r in r per elevato a meno iota più beta. Ovviamente se mi muovo sul rotore. Dopodiché poi ho fatto la considerazione che se teta è l'angolo che istante per istante il riferimento solidale allo statore forma con riferimento solidale al rotore, tra alfa e beta ho la relazione che alfa è uguale a beta più teta, e quindi io trasformo in alfa, quindi riporto in alfa la distribuzione rotorica e la somma a quella statorica, o faccio il contrario, ottengo la distribuzione risultante in funzione altra ferro. Quindi la distribuzione risultante in funzione altra ferro di alfa e t, per esempio, sarà uguale alla somma della bs di alfa e t più la br di alfa e t, dove il riporto si fa applicando quella relazione. Analogamente posso scrivere che la distribuzione risultante in beta nel riferimento solidale col rotore di induzione al trafero sarà la somma della distribuzione di induzione sostenuta dal sistema di corrente statorico scritta in un riferimento solidale col rotore del riferimento solidale col rotore più la b con r. Stiamo ripetendo cose che abbiamo già fatto, le stiamo semplicemente guardando da punti di vista diversi. Mi serve la funzione densità lineare di corrente, densità angolare di corrente. Io vi ricordo che noi abbiamo scritto all'inizio, siamo partiti quando dovevamo determinare la distribuzione dell'induzione applicando la legge della circuitazione, abbiamo visto che h di alfa, per esempio sullo statore, per delta è uguale a h di 0 per delta, quindi la caduta di forza magnetomotrice al traferro in corrispondenza della scissa angolare a è uguale alla caduta in corrispondenza del riferimento assunto più l'integrale tra 0 e alfa della teta di alfa in di alfa. Ricordate, l'abbiamo scritto quando abbiamo definito la densità angolare di corrente. Per cui se deriviamo il tutto, perché abbiamo fatto questo? Poi abbiamo fatto la considerazione che potevamo quindi ricavare la delta alfa di alfa a partire dal diagramma dell'integrale di teta di alfa, imponendo la solenoidalità del campo magnetico, e quindi questo ci consentiva di ricavare l'induzione, perché delta F di alfa, essendo uguale ad H di alfa per delta, sarà anche uguale a B di alfa per delta diviso mi 0,
e quindi nota la distribuzione di delta f di alfa, la distribuzione delta f di alfa, qui basta moltiplicare 0 diviso delta per delta f di alfa. Cioè, queste relazioni che abbiamo scritte, se togliamo mi 0 diviso delta, quello che rimane è proprio la delta f di alfa di statore e di rotore. Questa relazione la posso usare anche al contrario per ricavare la teta, perché non me la ricordo, no? L'abbiamo scritta all'inizio, ma poi l'abbiamo scritta all'inizio con riferimento a una matassa. Adesso voglio ricavare la distribuzione di densità angolare di corrente con riferimento all'intero avvolgimento. Possiamo utilizzare questa relazione al contrario, cioè nota, perché noi sappiamo la B adesso, se derivo primo e secondo membro, cosa viene fuori? Viene fuori che teta di alfa sullo statore o sul rotore sarà uguale alla derivata rispetto ad alfa di h di alfa moltiplicato delta. E quindi la teta di alfa è uguale alla derivata di h di alfa rispetto ad alfa, derivata parziale semplicemente perché h è funzione anche del tempo, poi bisogna essere precisi, moltiplicato delta, allora mettiamoci b qui, quindi sarà moltiplicato delta e diviso di 0. Questo è lo stesso legame che abbiamo scritto qui in forma integrale, lo abbiamo scritto in forma puntuale, in forma differenziale. E questo ci dà uno strumento per calcolare che cosa? La teta con S o la teta con R, partendo dalla B. La teta con S sarà uguale alla derivata di B con S rispetto ad alfa moltiplicato per delta e diviso per mi 0, e analogamente la teta con R sarà la derivata di B con R rispetto ad alfa moltiplicato delta e diviso mi 0. Andiamoci allora a calcolare, mi serve la teta con R, no? Perché voglio calcolare la coppia, quindi interazione tra l'induzione risultante al traferro e il sistema di correnti statoriche e rotoriche. Teta con R, il riferimento beta, devo fare allora, devo moltiplicare la B per delta e dividerlo per mi 0, quindi devo togliere questo termine e devo fare la derivata. Quindi viene semplicemente m con s mezzi 2 diviso pi greco n con s si con s per la parte reale, devo fare la derivata rispetto a beta, quindi viene meno jp che moltiplica i con r in r primo per elevato a meno jp. E quindi abbiamo, questa è la distribuzione di densità angolare di corrente che abbiamo sul rotore, d'accordo? Se no avrei potuto rifare un'altra volta lo stesso procedimento con cui siamo partiti, ma ripeto, avendo quella relazione, avendo questa, che facciamo subito. A questo punto vi ricordo che vi avevo promesso, ci complichiamo leggermente la vita, ma spero che siate in grado di seguirlo, anche perché come al solito l'asticella va alzata nel vostro interesse. Vi ricordate, vi ho detto, quando abbiamo costruito la distribuzione risultante di induzione al traferro, abbiamo detto supponiamo che il numero di coppie polari, statore e rotore, sia lo stesso, perché una macchina con un numero di coppie polari diverso non funziona. Adesso lo dimostriamo. E per fare questo quindi dobbiamo supporre in linea generale che il numero di coppie polari di statore e di rotore sia diverso. Questo significa che in questa espressione qua dovrò mettere P con S, capisco che mi complico la linea, mi perdo per copiarlo, e qua dovrò mettere T con R. In generale, no? Cioè, se il numero di coppie polari è diverso, analogamente la teta con R, qua ci sarà P con R e qua ci sarà P con R. E allora adesso ci siamo messi nelle ipotesi generali, il numero di coppie polari diverso in statore e rotore, e andiamo a calcolarci il momento della coppia elettromagnetica.
cioè siamo pronti per sviluppare questo integrale. Ci sono domande, scusami, qui siete riusciti a seguire? Ovviamente facciamolo insieme. Controllare perché. Quindi il momento della coppia elettromagnetica sarà uguale a meno D a L mezzi. Poi devo mettere insieme un po' di coefficienti. Ah, scusate, non abbiamo calcolato la B delta. Adesso calcoliamo. La B delta a questo punto di beta e T, perché mi sto muovendo nel riferimento del rotore, è uguale alla, l'abbiamo scritto prima, B con S di beta virgola T più B con R di beta virgola T, e quindi è uguale. Allora, per calcolare la B con S di beta T devo sostituire quell'espressione di alfa in funzione di beta T, quindi verrà fuori M con S mezzi 2 su pi greco 0 diviso delta M con S di C con S, e queste ce l'hanno entrambe le distribuzioni, apposta abbiamo introdotto il fuori il vettore di spazio riportato. Poi resterà parte reale di I con S di S viene per elevato a meno jp, a posto di alfa devo mettere beta più teta, quindi viene elevato a meno jp con S teta. Vedete, è il riporto del sistema di correnti rotoriche sul rotore, no? Quando riporto sul rotore, per elevato a meno jp con S beta, e ho fatto questa sostituzione. Poi più, cioè il termine di rotore, che è questo, che lo devo prendere così com'è, quindi I' R in R, per elevato a meno J P con R beta. Non li posso mettere insieme come abbiamo fatto nella distribuzione risultante, supponendo che il numero di volte sia lo stesso, che posso tutto muovere in maniera generale. Bene, adesso abbiamo la B, quindi a questo punto possiamo andare nella coppia. Porto il coefficiente della B, quindi DL mezzi, MS mezzi, 2 diviso pi greco, di 0 diviso delta, N con S, xi con S, e questo è il coefficiente di B delta. Poi ci vuole il coefficiente di teta con R, che è questo, quindi c'è un altro M con S mezzi, 2 su pi greco, N con S, xi con S, poi c'è un P con R che tiro fuori, numero di coppie polari rotorico, e alla fine rimarrà l'integrale, anzi la parte reale, integrale da 0 di pi greco della parte reale, quindi di I con S in S per elevato a meno jp con S teta, non ci confondiamo tutti questi pezzi, per elevato a meno jp con S beta più I primo R in R per elevato a meno jp con R beta, e abbiamo fatto il termine parte reale corrispondente alla distribuzione risultante di B. Adesso quello relativo a teta con R sta qua, per parte reale di meno J, con R l'ho tirato fuori, I primo R in R per elevato a meno J pi con R beta, tutto questo in delta. Mi convince? Se no andiamo a parte blu. No. Conosco il risultato finale, vediamo se ci riusciamo ad arrivare. Qua c'ho parte reale per parte reale, devo sbloccarla perché non posso moltiplicare fra di loro, no? Dovrei fare la parte reale dei due. Allora, mi ricordo che se ho due numeri complessi, chiamiamolo z1, che è z1r più j
z1i e z.2 uguale a z2r parte reale più g per la sua parte immaginaria. La parte reale, perché questo è il caso in cui mi trovo, di z.1 per la parte reale di z.2, l'ora della parte per la parte reale di z.2 posso scriverla come un mezzo della parte reale di z1 per z2 più z1 per z2 complesso coniugato. Vediamo se ci troviamo, no? Perché la parte reale di z1 e z2 quanto è? È il prodotto delle parti reali, quindi sarà z1r per z2r meno il prodotto delle parti immaginarie, z1i per z2i. Vi trovate? Questa è la parte reale di z1 per z2. La parte reale di z1 per z2 coniugato sarà sempre il prodotto delle parti reali meno il prodotto delle parti complesse, però poiché una delle due ha cambiato segno, qua sarà più z1i per z2i. E quindi il prodotto delle parti immaginarie se ne va via, rimane due volte il prodotto delle parti reali, ecco che dice il mezzo. Questa cosa ci consente di sbloccare questo prodotto di parte reale, perché diventa parte reale di un unico termine. E allora, mettiamoci con pazienza, lo facciamo. T è uguale meno dl mezzi ms mezzi 2 diviso pi greco 0 diviso delta n con s si con s. Questa è l'unica semplificazione che vi faccio, è quella di mettere al quadrato qui, il resto mi serve tutto. N con s mezzi 2 diviso pi greco pi con r viene integrale, poi c'è un mezzo perché sto applicando quella regola, integrale della parte reale, la parte reale dell'integrale, quindi posso fare parte reale di integrale tra 0 e 2 pi greco di che cosa? Allora, seguitemi e non cerchiamo di fare due, devo fare prima il prodotto di questi due numeri complessi che stanno qui tra le parti reali e poi il prodotto del primo per il complesso coniugato del secondo, d'accordo? Quindi viene fuori I con S lo vogliamo provare a fare tamblì senza meno G senza che facciamo due volte il passaggio, riusciamo a farlo normalmente. Quindi I con S in S per I primo R in R, sto facendo il prodotto di questo per questo, viene fuori E elevato a meno j pi con s teta e poi c'è elevato a meno j, dentro rimane pi con s più pi con r per beta. Mi convince questo? Fate il prodotto di questo termine per questo. Sì. Poi c'è il secondo termine, quindi qua viene meno j sempre, perché c'è spesso meno j di qui. I primo R per I primo R che è il quadrato di un numero complesso, quindi a sua volta un numero complesso, lasciamolo indicato così, per E elevato a meno 2 J pi con R beta. E se non ho fatto errori ho questo è il prodotto di questo numero complesso per l'altro argomento, per il numero complesso argomento dell'altra parte reale. Poi devo fare più. Adesso devo moltiplicare questo numero complesso per il complesso coniugato qui. Per coniugare questo basta coniugare tutti i termini, quindi qua verrà più j, qua verrà il complesso coniugato di più r, qua verrà la r elevata a più. Allora, primo termine, quindi viene fuori più j I con s di s elevato a meno g pi con s teta, scusate, mettiamoci prima le correnti,
I primo R in R complesso coniugato elevato a meno J pi con S beta elevato a meno J pi con S beta, possiamo mettere tutto insieme in due, quindi dice pi elevato a meno J pi con S meno pi con R per beta. Allora, vedete, vediamo se ci troviamo. Devo fare il prodotto di questo termine per questo coniugato. Invece di meno iota mi trovo iota per questo coniugato. I con S questo è pulito, è elevato a J. Ah, ce l'ha anche elevato a J. Meno elevato a meno J pi con S teta. Elevato a meno J pi con S teta ci deve stare. E poi c'è la composizione, poi ci sta il primo R coniugato, perché devo coniugare, e poi c'è la composizione di questi due esponenziali dove quello corrispondente al termine retorico deve essere coniugato, quindi corrispondente più. Se metto meno in S sarà più con S meno più con R. Trovate. Poi c'è l'altro termine, quindi come al solito più iota, qua viene I primo RR. Per I primo R coniugato e qua i due esponenziali vanno via perché viene elevato a meno J pi R beta, per elevato a più J pi R beta va via. In del beta. Allora vi faccio notare che questo termine, quindi I primo R in R per I primo R in R coniugato, il prodotto di un numero complesso per il suo complesso coniugato è pari al quadrato del modulo del numero complesso, quindi questo qui è uguale a I primo R in R modulo. Quindi questo è un numero reale puro, qui tutto questo è uguale a J per I primo R in R modulo al quadrato. Allora, questo è un numero reale puro, moltiplicato per J è un numero immaginario. Io sto facendo la parte reale, devo prendere la parte reale di tutto quello che sta qua dentro, quindi questo non dà contributo. Vedete? E ne abbiamo fatto uno. Poi devo fare l'integrale termine per termine in de beta. Le correnti non dipendono da beta, quindi qua viene semplicemente l'integrale di questo termine qui. Allora, consideriamo l'integrale tra 0 e 2 pi greco di e elevato a meno j pi con s più pi con r che moltiplica beta in de beta, che è il contributo di questo primo termine. Poi è un integrale abbastanza semplice, no? Perché la primitiva di e elevato a meno j pi s più pi r per beta è uguale, quindi qua sarà 1 diviso l'esponente, quindi meno j pi s più pi r per e elevato a meno j pi s più pi r per beta calcolato tra 0 e 2 pi greco. Vi ricordo che PS e PR sono i numeri di molecolazione rotondi, sono due numeri interi, ok? Vabbè, e questo integrale quanto viene? Qua verrà E elevato a meno J 2 pi greco volte PS più PR meno E elevato a J0 questo fa 1, questo pure fa 1 perché qui è un numero intero che moltiplica 2 pi greco, quindi questo integrale è uguale a 0. E quindi il contributo di questo termine è nullo. Consideriamo adesso invece il secondo termine. La parte che dipende da beta è quella esponenziale, quindi devo fare l'integrale tra 0
e 2 pi greco di e elevato a meno 2 g pi con r beta in del beta. Anche qui si tratta di un integrale abbastanza semplice, viene 1 diviso meno 2g pi con r per e elevato a meno 2g pi con r beta, calcolato tra 0 e 2 pi greco. Vi ricordo che pi con r è sempre un numero intero, quindi questo integrale viene fuori 1 diviso meno 2g pi con r che moltiplica e elevato a meno 2 volte g pi con r per 2 pi greco meno elevato a g 0, quindi di fatto un numero intero di volte 2 pi greco, quindi viene 1 meno 1 fa 0, quindi anche questo integrale fa 0. Bene, e quindi anche il contributo di questo termine è nullo. Resta quest'ultimo termine, che seppur 0 questo ce l'abbiamo da casa, forse macchina elettrica lo terminiamo qua. Allora, qui ho devo fare l'integrale tra 0 e 2 pi greco di elevato a meno g pi con s meno pi con r per beta. È l'unico termine che dipende da beta, no? Quello che fattura il beta ovviamente. Allora, qui dobbiamo distinguere due casi. Il caso in cui pi con s è uguale a pi con r. Quindi se pi con s è uguale a pi con r, che succede? Questo diventa 0, questo fa 1, e quindi l'integrale diventa 2 pi greco quando pi con s è uguale a pi con r. Se invece pi con s è diverso da pi con r, vabbè, l'integrale si sviluppa, quindi diventerà 1 diviso meno g pi con s meno pi con r per e elevato a meno g pi con s meno pi con r beta, calcolato tra 0 e 2 pi greco, e questo come al solito è uguale a 0. Beh, abbiamo dimostrato quello che avevo in qualche modo anticipato. L'unica possibilità per avere una coppia sviluppata diversa da zero è che il numero di coppie polari statori e rotori sia lo stesso, d'accordo? Del resto è come se voi aveste, diciamo, se voi avete due campi con coppie polari diverse, quando uno gira rispetto all'altro i due girano insieme. Se il numero di coppie polari è diverso, voi alternativamente affacciate un polo nord e un polo sud, un polo nord e un polo sud, quindi vi viene una coppia istante per istante, diciamo, uguale a zero, si vanno a comporre e diventa uguale a zero. Mentre invece se il numero di coppie polari è lo stesso, le forze tirano tutte sempre nella stessa direzione e quindi concorrono a una coppia diversa da zero. Quindi da questo momento in poi pi con s uguale a pi con s uguale a pi, possiamo ritornare all'ipotesi da cui eravamo tutto sommati partiti. E quindi vediamo l'espressione che assume questa coppia elettromagnetica. Ah, qui c'è un 2 pi greco, ricordiamoci che l'integrale vale 2 pi greco quindi la coppia sarà pari a meno di l mezzi ms mezzi 2 diviso pi greco di 0 diviso di tutta il quadrato del numero di spire e fianci ms mezzi 2 di pi greco pi, al posto di pi con r adesso metto pi perché è lo stesso numero di coppie polari, un mezzo viene parte reale, ah, 2 pi greco ce lo mettiamo nella parte reale visto che l'integrale vale 2 pi greco meno g 2 pi greco, anzi più g 2 pi greco, scusate, sono due termini là,
I con S, in S, per I primo con R, in R, coniugato, quella esponenziale va via, diventa 1, elevato a meno j di beta. Qualche semplificazione, un pi greco e un pi greco lo mando via, i due se ne dovrebbero andare via, 2 2 2 e 2 vanno via, un 2 con un 2 va via, quindi la mia coppia diventa uguale, voglio tirar fuori L con M, L con M, vedete, ho DL, ce l'ho messo di là, sì, DL, MS, mi 0, il quadrato del numero di spiri diviso pi greco delta, cosa rimane? Rimane un meno, rimane un ms mezzi e rimane un pi. Vediamo se li trovate. Se ci troviamo. Sì, dovrebbe esserci tutto. Parte reale di j i con s in S, per il primo R in R, complesso coniugato, per elevato a meno j di 0. Ma vi trovate? La parte reale di j per un numero complesso è uguale all'opposto della sua parte immaginaria. E allora troviamo la formulazione canonica, qui verrà m con s mezzi pi l con m parte immaginaria di i con s di s per i primo r di r coniugato per elevato a meno di pi. Questa è l'espressione del momento della coppia elettromagnetica. Insomma, eravamo partiti piuttosto largo, quindi era assunto una forma abbastanza compatta. MS è il numero di fasi, P il numero di coppie polari, LM è l'induttanza di traferro. Quindi a questo punto ho completato il modello matematico della mia macchina. O devo capire quando questa coppia potenzialmente può essere diversa da zero, ma la vorrei pure costante di forma, no? Modello matematico della mia macchina, vi ricordo, sullo statore abbiamo scritto I con S in S meno L con M derivata rispetto al tempo in termini di componente semplice di I con S di S più I primo R in R per elevato a J di delta uguale R con S per I con S in S più L sigma S per la derivata rispetto al tempo I con S in S. Sul rotore invece abbiamo V'R, componente simmetrico, vettore di spazio della tensione applicata al sistema di avvolgimento rotorico riportata allo statore, meno L con M derivata rispetto al tempo I con S in S per elevato a meno J pi delta, che siamo sul rotore, quindi dobbiamo riportare le grandezze statali sul rotore, più I primo R in R uguale R primo R, resistenza rotorica riportata allo statore per I primo R in R, più L primo sigma R, risultanza di dispersione rotorica riportata allo statore prima,
e poi ho l'espressione, l'equazione di equilibrio meccanico, il secondo principio della dinamica, la coppia motrice, lo scriviamo altro, T meno T con L, coppia resistente, è uguale al momento di inerzia per l'accelerazione angolare, T2 su T2, adesso però la T l'abbiamo ricavata, è quella roba lì, e quindi, se mi permettete, questa la cancello, ci metto al posto della T l'espressione, quindi è M con S, mezzo T, L con L, parte immaginaria di T con S, di S, per il primo L in L, complesso con L, per elevato al meno G di delta, meno la coppia resistente, uguale momento di inerzia all'asse del motore, le due delta. I componenti simmetrici ci ricordiamo quali sono, come sono definiti, le grandezze riportate pure vi ricordate, no? Quali sono le inutili che appesantiamo la notazione. Vedete, è un sistema di tre equazioni, due sono complesse, una è reale, una è scalare, questa qui è scalare, perché qua è la parte immaginaria, quindi diciamo un'equazione scalare. Abbiamo come incognite i forzamenti, quali sono? Ho le grandezze che dovrebbero essere note. Sono sicuramente le tensioni applicate allo statore, quindi il vettore di spazio del sistema di tensioni statoriche, le tensioni eventualmente applicate al rotore, quindi di primo R e di R, perché questi sono dei numeri complessi, composizione delle tensioni, naturalmente la coppia resistente, che eventualmente può essere una funzione di omega r della velocità, eventualmente. Poi ovviamente questo è, diciamo, i forzamenti, i termini noti. Sono i parametri della mia macchina, quindi r con s, r sigma s, r con r, l primo sigma r ed l con m, ovviamente e g il momento di inizia. Le incognite, se uso questo modello per capire come funziona questa macchina, sono il vettore di spazio della corrente statorica del sistema di riferimento statorico, il vettore di spazio della corrente rotorica del sistema di riferimento rotorico riportato allo statore in ampiezza, e ovviamente theta. Quindi, come vedete, ho due incognite complesse e una scalare, quindi come se avessi cinque incognite scalari. C'ho cinque equazioni scalari, perché le prime due le posso dividere in parte reale e parte immaginaria, anzi, se le voglio risolvere, per esempio, con MATLAB. MATLAB non accetta il tipo complesso come tipo numerico da trattare in maniera autonoma, vuole, diciamo, delle equazioni reali. Queste equazioni nel corso di azionamenti elettrici, come vedrete, partiremo da qui e sono indispensabili per poter elaborare qualunque strategia di controllo della macchina, che significa far fare alla macchina quello che noi vogliamo, andare alla velocità che vogliamo, assumere la posizione che vogliamo e così via. Che è fondamentale, come potete immaginare, in tutti i processi industriali, come ogni processo industriale automatizzato. Adesso noi vogliamo sfruttare questo modello per caratterizzare il funzionamento della macchina. Ci sono domande? Mi sembra chiaro? Ovviamente questo modello è valido nelle ipotesi in cui ci siamo messi, ve le ricordo, per la via del ferro infinito, simmetrie assiali, quindi trascuriamo gli effetti di bordo. Consideriamo le linee di flusso a traferro del campo parallele, in realtà sono radiali, quindi sono sono propriamente parallele, e poi abbiamo considerato l'armonica fondamentale dello sviluppo in serie di Fourier delle distribuzioni di induzione e di densità lineare o angolare di corrente. Vi ricordo che abbiamo considerato l'armonica fondamentale, però abbiamo anche dimostrato che se l'avvolgimento è trifase di statore, quindi sempre con S uguale a 3, e logicamente se l'avvolgimento è trifase, la terza armonica non ha. Ricordate, quindi è come se ci fossimo arrestati alla terza armonica dello
terza norma. Se invece la volgimento non è trifasa, facciamo un po' di più di terza. Adesso, vabbè, io ho questo sistema. Nel corso, diciamo, di macchine elettriche non c'è tempo per farlo, però per esempio nel corso di azionamenti noi lo implementiamo in MATLAB questo sistema, lo risolviamo con riferimento alle strategie di controllo reale. Quindi quelli che lo sanno già usare potrebbero provare, ma insomma poi lo faremo insieme. Però immaginiamo di poterlo risolvere questo sistema. Alla fine io ricavo queste incognite, è vero? Ricavo queste incognite, magari mi serve la velocità, quindi faccio la derivata di teta rispetto al tempo e ottengo la velocità a cui sta ruotando questo motore, perché voglio sapere questo sistema a che velocità sta girando. E poi ricavo i vettori di spazio delle correnti di statore e di rotore. La domanda che uno si può fare, dice, sì, ma alla fine a me interessano le correnti che circolano in fase di statore e di rotore. Mi interessano le I con SK e le I con RK. Sia perché voglio superare l'esame di macchine elettriche, ma anche perché, per esempio, vorrei studiare questa struttura e capire se, diciamo, il rame che ho messo è sufficiente, se, non, diciamo, se le correnti non assumono valori eccessivamente elevati, quindi non compatibili con le densità di corrente sopportabile dall'avvolgimento, per esempio, no? In fase di verifica, di collaudo, in fase di progetto, così come abbiamo visto per il trasformatore. E il sistema mi dà invece questi vettori di spazio. Io non ho, ve l'ho già detto, un misuratore di vettori di spazio. Questa qui non è una corrente che circola da qualche parte. Quindi si pone il problema di tornare indietro dal mondo dei vettori di spazio al mondo delle grandezze di fase, una volta che ho risolto il mio sistema. Visto che, diciamo, questa rappresentazione è estremamente compatta e ci consente di semplificare di molto la parte di calcolo. Allora, per fare illustrare il ritorno, vi ricordo per esempio la definizione di con S e S. Allora, questo è uguale a... facciamo il caso trifase. Quindi abbiamo due terzi, sommatoria in K, per K che va da 1 a 3, di I con S1, I con SK, cioè per elevato a G, 2 pi greco diviso 3 K meno 1. Quindi possiamo scriverla anche per esteso, quindi dire 2 terzi, che moltiplica I con S1 più I con S2 per elevato a G di 2 terzi più greco più I con S3 per elevato a G 4 terzi più greco. Quindi se adesso sviluppo e separo parte reale e parte immaginaria, quindi ho 2 terzi viene I con S1, poi la parte reale di elevato a G di 2 terzi pi greco è meno un mezzo, no, è il coseno di 2 terzi pi greco, quindi viene meno un mezzo IS2. Analogamente la parte reale di elevato a G di 4 terzi pi greco, il coseno di 4 terzi pi greco è sempre meno un mezzo, quindi viene più IS3. Dopodiché qui viene più G, la parte immaginaria di elevato a g di 2 terzi pi greco è il coseno e il seno di 2 terzi pi greco è radica 3 mezzi, quindi più seno g radica 3 mezzi I con S2, la parte immaginaria di elevato a g di 4 terzi pi greco è meno g radica 3 mezzi, quindi qua lo metto in evidenza, qua mi... ho semplicemente riscritto l'espressione del componente simmetrico della corrente statorica nel caso di un sistema trifase . Ora una volta che io ho risolto il mio sistema ottengo I con S di S, quindi ottengo I con S di S come numero complesso, quindi avrò I con S in S sarà una parte reale I con S R più G una parte immaginaria. Provate?
Questo significa che ISR deve essere uguale a 2 terzi di S1 meno 1 mezzo IS2 più IS3 la parte reale deve essere uguale alla parte reale dell'espressione di su e la parte immaginaria analogamente di SI dovrà essere uguale a radical 3 mezzi IS2 meno IS3. Allora io ho tre incognite, le mie incognite sono IS1, IS2 e IS3. Qua c'ho due equazioni, ma anche le equazioni. Però se suppongo che l'avvolgimento sia a stella, la somma di IS1, IS2 e IS3 è evidentemente uguale a 0. L'avvolgimento senza regolo. E quindi adesso sono in grado di risolvere. In particolare, vedete, dall'ultima mi ricavo che IS1 è uguale a meno IS2 meno IS3. Sostituisco nella prima espressione, quindi viene che la parte reale del componente simmetrico di IS è uguale a 2 terzi IS1. Al posto di meno IS2 meno IS3 ci metto IS1. Quindi qua viene IS1 più 1 mezzo IS1. Ma IS1 più 1 mezzo IS1 fa 3 mezzi IS1, 2 terzi da 2 e quindi IS1. Risultato diciamo importante perché mi dà subito un'informazione, cioè la parte reale del componente simmetrico in un sistema trifase coincide con la prima corrente di fase. Quindi in realtà se proprio non voglio andare, se sono sicuro che le fasi sono uguali, quindi che le correnti sono tutte quante uguali, una volta che l'ho risolto prendo la parte reale, la plotto, quello è l'andamento della corrente. D'accordo. In realtà questo risultato in generale vale per un sistema M con S fasi, si può dimostrare, cioè la parte reale coincide con la corrente, con la, un sistema, un vettore di spazio economico, di tensione, di corrente, nel caso, qui siamo nel caso della corrente, la parte reale coincide con la grandezza nella prima fase. D'accordo. Poi posso ricavarmi adesso la I con S2 e I con S3, a questo punto... questa relazione, cioè che I con S2 radical 3 mezzi che moltiplica IS2 meno radical 3 mezzi al posto di IS3 ci metto la sua espressione in funzione di IS2 e IS1, quindi viene più radical 3 mezzi IS2 più IS1, ma IS1 è uguale a ISR, quindi viene IS2 uguale radical 3 mezzi IS2 più radical 3 mezzi IS2 più radical 3 mezzi ISR e quindi da qui si ricava che IS2 infatti non mi trovavo adesso qui. Ok, allora
quindi a questo punto qua ci vuole 2 terzi. Quindi qua viene radical 3 fratto 3 di S2 più radical 3 fratto 3 di S1 di SR, di S1 uguale a SR. Vabbè, e da qua vi potete ricavare i S2 e poi ricavate i S3 e quindi riusciamo a girare perfettamente il sistema. Allora, io vi ho detto che questo risultato è generico, vale, si può dimostrare, vale per un sistema M con S fasi qualsiasi, però se il sistema ha più di 3 fasi, come lo giro il sistema? Come lo giro le azioni? No? Questo per esempio si verifica sul rotore. Il rotore in genere, vedremo, ha una struttura che non sempre è la replica esatta dell'ossatura, cioè non è un avvolgimento trifase simmetrico tradizionale, ma un avvolgimento può essere, anzi in gran parte degli azionamenti industriali è un avvolgimento un po' particolare, lo porto a vedere la prossima volta. Beh, nel caso in cui il sistema ha più di 3 fasi e voglio ricavarmi le correnti delle singole fasi, una volta che ho risolto il sistema e quindi ho determinato quel sistema e ho determinato quindi i vettori di spazio della corrente di statore e di rotore, devo andare sulla equazione della singola fase. Io vi ricordo che noi siamo partiti di con SK più E con SK, ve la ricordate? Uguale R con S, perché questa è la I con SK più L sigma S per la derivata di I con SK su DT. Poi noi l'abbiamo presa e l'abbiamo composta per ottenere quello. Allora io risolvo quel sistema, mi ricavo i componenti simmetrici. Una volta che ho i componenti simmetrici, di con SK la conosco, E con SK, se guardate i vostri appunti, l'abbiamo ricavata in funzione dei componenti simmetrici. Adesso me la ricordo a memoria, ma dovrebbe essere meno L con M derivata rispetto al tempo di I con S in S più I primo R in R per E elevata a meno J di teta per E elevato a meno J 2 pi greco su M con S K meno 1, però ricorda a memoria, se no questo lo abbiamo scritto lei con S K. Ci vuole soltanto la parte reale, parte reale di tutta questa roba qua. Questo che significa? Che la mia S con SK è nota una volta che sono noti i vettori di spazio I con S e I con R. Quindi conosco I con SK, conosco I con SK, mi risolvo questa equazione e mi ricavo la singola corrente di fase. Questo se dovesse essere necessario, se dovesse avere un sistema più di 3 fasi. D'accordo? Ok. A questo punto togliamoci, abbiamo uno sfinx, ma anche c'è un'attività formativa, andiamoci a calcolare la coppia nella maniera, nell'altra maniera, in quella che uno utilizzerebbe se dovesse applicare, diciamo, il buon senso, no? Praticamente andando a fare il BLI conduttore per conduttore, proviamo a scriverla. Thank you.
sostanzialmente io sto considerando una situazione di questo tipo: ho il rotore, ho i miei conduttori qui per esempio, qua c'è lo statore, qua ci sarà l'induzione, la coppia a questo punto è meno L B delta di beta per che cosa? La forza per Z con R, per I con RK, molto semplicemente. Cioè faccio B per I per L, ovviamente per quanti conduttori ci sono all'interno della cava, no? Questa è la forza che agisce sul lato di matassa elementare. La coppia corrispondente sarà pari a meno DL mezzi di delta beta Z con R I con RK. Se voglio la coppia complessiva, beh, proviamoci, significa che devo fare sicuramente una sommatoria, devo sommare i contributi di tutti i lati di matassa di una fase. Poi le matasse, cioè, i vari poli sono collegati in serie, quindi sicuramente ci metterò, vabbè, meno D alle mezze, ce lo piazziamo subito. Phi lo mettiamo qui, Z con R, P perché i poli sono in serie, Z con R. Poi lascio la sommatoria estesa ai lati di matasse, quindi da 0, da ni, per N che va da 1 a Q con R. E poi devo fare una sommatoria, scusate, me la metto prima, estesa alle varie fasi. Sono due sommatorie, la sommatoria in K per K che va da 1 a MR e la sommatoria in I per I che va da 1 a Q con R della B delta di beta. Beta, quale beta prenderò? Devo prendere il beta corrispondente alla posizione dei singoli lati di matassa, no, devo andare a pizzicare i singoli lati di matassa, quindi sarà un beta che funzioni di I e di K, perché dipende dalla fase, quindi dipende da K, il beta che devo andare a considerare, e dipende dal lato di matassa, dalla posizione del lato di matassa. Per I con RK, la corrente invece è funzione soltanto della fase, nei lati di matassa che stanno sotto un... Oh, vediamo se abbiamo messo tutto, di elementi, qualcosa che mancherà, poi ce lo metterò, perché deve venire la stessa cosa, altrimenti di questo. Capite cosa stiamo facendo? Stiamo facendo il BLI, lato di matassa per lato di matassa, che è quello che uno a occhio farebbe, no? Perché metterci la teta, insomma, richiede un po' di sforzo di astrazione, la densità lineare di corrente. Se considero... questo è il mio rotore, qua ci sono i ritorni. Ovviamente la mia B è scritta con riferimento all'asse magnetico della prima matassa, quindi questo è il mio beta uguale a 0, solito ragionamento, torno indietro di 90 gradi elettrici, quindi meccanici sono pi greco fratto 2π. Per beccare la prima matassa devo tornare ancora indietro di quanto? Un po' abbiamo imparato, di pi greco per QR meno 1 diviso grande R. Allora il mio beta kn, quello che mi dà, diciamo, la posizione beta mk, quello che mi dà la posizione dei vari lati di matassa, ok, sarà uguale a meno pi greco fratto 2π meno pi greco q con r meno 1 diviso q grande con r, e quindi mi sono messo sulla prima matassa. Poi adesso, quando il mio è uguale a 0 è questa, quando il mio è uguale a 1 mi devo spostare qui, e così via. Quindi ci devo sommare più 2 pi greco diviso q con r per n meno 1. E quindi quando mi scorre varia tra 1 e q con r, prendo primo lato, secondo lato, terzo lato, poi resimo lato. E quindi ho preso, diciamo, un polo. Poi naturalmente moltiplico per pi e ho costruito il contributo della prima fase. Poi devo passare a prendere i lati di matassa delle altre fasi. Le altre fasi come sono? Sono sfasate di un angolo pari a 2 pi greco su m con r k meno 1, angolo elettrico, quindi meccanico, su pm con r.
al variare di k tra 1 e m con r vado a fare il prodotto BLI, sostanzialmente sto facendo il BLI in corrispondenza della prima tassa delle altre fasi. Chiaro questo ottenendo? Vediamo che succede. Ok, allora la coppia quindi sarà uguale meno DL mezzi P Z con R. La B delta ce l'abbiamo qui, eccola qui. Oh, adesso il numero di coppie polari facciamo che è uguale, infatti quel termine di prima si potrebbe ripetere la dimostrazione, si ricava la stessa, si perviene alla stessa circostanza. Quindi la mia B delta me la riscriviamo qui per nell'ipotesi che il numero di coppie polari sia lo stesso, è semplicemente m con s mezzi 2 su pi greco in 0 diviso delta m con s si con s parte reale di i con s in s per e elevato a meno g di theta più il primo r in r tutto per e elevato a meno g di beta. Ecco qua, è l'ipotesi che il numero di coppie polari sia lo stesso. E allora nell'espressione della coppia devo fare quella sommatoria, quindi metto questo coefficiente m con s mezzi 2 su pi greco di 0 diviso delta n con s si con s allora viene fuori sommatoria in scriviamo k che va da 1 a m con r della sommatoria in n che va da 1 a q con r. Viene la parte reale di i con s in s per elevato a meno j di theta più il primo r in r per elevato a meno iota p beta, dove beta ci devo sostituire quell'espressione che è la posizione dei lati di matassa, quindi sarà per elevato meno iota p primo termine viene più j pi greco mezzi. C'è qualcuno che si sta confessando? Mamma mia, io faccio la con la luna. Che succede? C'è qualcosa in mente? Allora adesso facendo elevato a meno iota p beta e beta ci metto la posizione dei lati di matassa che ho determinato prima. Ovviamente invece di spararci tutto il beta sfrutto la proprietà delle potenze, la stessa base, quindi sarà e elevata a ognuno di quei termini, quindi viene elevata a j pi greco mezzi e elevato a j, siamo solo attenti ai segni, più j pi greco pi qr meno 1 diviso qr grande, poi viene elevato a meno j 2 pi greco pi fratto q grande r per meno 1 e viene ancora elevato a meno j 2 pi greco su m con r k meno 1 e basta, ho messo tutto. Poi guardate, c'ho questo irk che è un numero reale, no? Perché la corrente che circola la kesima fase di rotura, quindi la parte reale di questo ci metto dentro un numero reale, non cambio, quindi rk lo posso portare dentro la parte reale senza alterare nulla. Adesso mi sposto le sommatorie lì dove ci sono effettivamente, dove servono, dove sono gli indici sommatori, quindi viene che t è uguale a meno dl mezzi p z con r m con s mezzi 2 diviso pi greco in 0 diviso delta n con s psi con s, quindi la sommatoria di parte reale è la parte reale di sommatoria, quindi viene parte reale di, togliamo tutto quello che non dipende dai pedici sommatori, elevato a j pi greco mezzi fa j,
quindi viene J, e chiaramente le correnti qui non dipendono, quindi I con S di S più con S di S per elevato a meno J P teta più C' R di R. Ok, poi c'è questo E elevato a J pi greco P QR piccolo meno 1 diviso QR grande. Bene, e poi abbiamo la sommatoria, questo è l'unico che dipende da N, no? Quindi viene sommatoria N per N che va da 1 a Q con R viene elevato a meno J 2 pi greco P fratto Q grande R N meno 1. E poi c'ho la sommatoria in K, per K che va da 1 a N con R, di I con RK elevato a meno G 2 pi greco su N con R K meno 1. Ci siete? Un po' un piccolo sforzo, usciamo da queste, però capire queste cose è fondamentale. Si vuole capire avanti. Allora, ma questa sommatoria non ci spaventa più, no? Se io vi dicessi che la sommatoria in I per I che va da 1 a Q con R è elevato a meno G 2 Y diviso più grande con R per I meno 1 è uguale a E elevato a meno J pi greco T Q con R meno 1 diviso Q grande con R per si con R Q con R. Non credo che vi sto aiutando, però il risultato che abbiamo ottenuto anche le altre volte, l'abbiamo rifatto più volte, però questa è la somma di una serie geometrica, si scrive la somma come abbiamo imparato, poi si mette in evidenza questo tempo. Ve lo ricordate? No, l'abbiamo già fatto. Quindi vedete che questo termine si compone, questo esponenziale si compone con questo. Qua compare xi con r e q con r, fattore di avvolgimento complesso. Quindi la mia coppia sarà uguale a meno dl mezzi. Vabbè, scriviamo t zr q con r xi con r. ZR, Q con R è il numero di spire per coppie polari che moltiplica M con S mezzi 2 diviso pi greco di 0 diviso tutta N con S si con S. Ok, viene parte reale di J I con S in S più per elevato a meno J di beta più I primo R in R. Allora questo esponenziale va via con quello della sommatoria. Oh, guardiamo un attimo questa sommatoria qui, la sommatoria in K per K che va da 1 MR di IRK per E elevato a meno J 2 pi greco su M con R K meno 1. A cosa vuoi? Se vi siete guardati un pochino le cose che abbiamo fatto, dovreste quasi rispondere così. Anche se vi mettete un po' di tempo, però fa se vuoi. Perché 0? Questi con RK, se non ci fossi con RK sarebbe 0. Ma poi stanno le correnti. Ricordate la definizione di componente simmetrico? Il sistema di correnti notori, che lo scriviamo qui. I con R in R a cosa è uguale? È 2 diviso M con R per la sommatoria in K per K che va da 1 a M R di I con R K. Però attenzione, per elevato a J 2 pi greco su M con R, l'abbiamo definito così, abbiamo costruito la nostra teoria in questo modo. Ah?
Quindi qui cosa avete? Beh, innanzitutto c'è... Non avete il componente... Immaginate che ci sia 2 su m corrente per un istante, però poi ci aggiustiamo le coefficienti. Questo non è il componente simmetrico, è il complesso coniugato del componente simmetrico. Se coniugate tutti i termini, il coniugato di un numero reale rimane se stesso, il coniugato di questo è elevato a meno g, questo è proprio il coniugato. Ricomincerò. A meno di m con r, quindi purtroppo si trova, adesso lo rimettiamo, questo è m con r mezzi i con r in r, in r senza il primo complesso con r. Vediamo se ricordiamo. Vi trovate, se prendo questo signore, lo coniugo e lo moltiplico per m con r mezzi, ottengo proprio questa sommatoria. Dovete imparare a giocare con i numeri complessi. Che semplificano molto la vita, se no non dovete. Siete tutti d'accordo? Beh, allora uso questo risultato qui dentro. Quindi qua viene m con r mezzi i con r, attenzione senza apice, complesso coniugato. E già me la sono un po' semplificata. A questo punto faccio comparire al posto di i con r in r, gli metto la sua espressione in funzione di primo r, vi ricordate? Il riporto al contrario. Poi viene m con s, m con s, si con s diviso m con r, m con r, si con r. Quindi se coniugo tutto viene anche la relazione delle coniugate. Questa è la formula del riporto, però al contrario, che il riporto normalmente esprime di primo r in funzione di con r, adesso ho espresso di con r in funzione di primo r. E beh, allora a questo punto ci sono, vediamo se ci siamo, questo termine qua è n con r, zr q con r è proprio n con r, quindi la mia coppia viene fuori uguale meno di l mezzi p, poi ci sta un n con r si con r, m con s mezzi 2 diviso p greco, 0 diviso delta n con s e psi con s, c'ho questo mr mezzi che lo porto fuori, poi faccio comparire, sostituisco a i con r al vettore di spazio storico la sua espressione riportata in ampiezza allo statore, quindi viene, ci sta quel coefficiente là, quindi ci sarà m con s psi con s diviso m con r nr si r per la parte reale di j che moltiplica i con s di s per n elevato a g di teta con 1 più i primo r in r chiusa parentesi per i primo r in r complesso con il r. Facciamo qualche semplificazione. Nr xi con r, nr xi con r va via, n con r va via. I due se ne dovrebbero andare, 2, 2, rimango 2. Non ci troviamo nei 2. Allora, cominciamo a mettere L con M, e con L con M abbiamo tolto il D, l'L, il
qui ce lo mettiamo fuori, e un ms mezzi lo mettiamo pure fuori, poi ci mettiamo anche il vino. Questa è bella, ci troviamo con un 2, penso, perché in L con M sta ancora scritta là. Abbiamo preso N con S che si connesse al quadrato e ci sta. N con S c'è, DL, mi con 0, mi so dirta, quindi tutto quanto. Quindi devo mettere da lontano. Deve essere saltato. Il 2 che abbiamo mancato sta qui perché è in partenza, perché in realtà io sto sommando le forze sui lati di matassa di una fase, di una coppia polare, di un polo veramente, di andata. Poi ci sono quelli di ritorno che sono uguali e opposti. Uguali e opposti, poi si cambia di segno, quindi si vanno a sommare. Quindi qua ci va 2 volte pi in questa espressione. E quindi qua è 2 volte pi. Qua è 2 volte pi. Io perciò non li tocco i coefficienti, non li semplifico fino alla fine. Per dare un po' di via. Qua c'è il 2P e beh, quindi adesso i due vanno via tutti quanti tranne uno, quindi meno PL MS mezzi L con M parte reale faccio quel prodotto, quindi viene J I con S di S per I primo R in R complesso coniugato per elevato a meno g di terra, e poi c'è più g, vedete viene i primo r per i primo r complesso coniugato, quindi questo è il modulo i primo r in r al quadrato. Torno sul 2 di prima, no? Noi siamo, vedete, abbiamo sommato le forze sui lati di andata di una fase, di una matassa, poi ci sono quelli sui lati di ritorno, perciò ci vuole 2P. Di nuovo qui vedete la parte reale di questo che è un numero, questo è un numero reale puro, per J viene numero complesso, quindi la parte reale qui è nulla, e ritorniamo alla stessa espressione a cui eravamo arrivati prima, perché adesso la parte reale di questo numero complesso è meno la parte immaginaria, quindi la coppia T sarà uguale a P M con S mezzi M con M parte immaginaria di I con S in S I primo R in R complesso coniugato per elevato a meno G che è esattamente quello che abbiamo trovato prima. Ci siamo arrivati per due vie diverse, d'accordo?
quali sono i prossimi passaggi? Prima dobbiamo cominciare a caratterizzare questo dispositivo dal punto di vista esterno, cioè voglio sapere che coppia riesca a tirare fuori, a che velocità va e quant'altro. Noi particolarizzeremo questo sistema nel caso di un'alimentazione sinusoidale. Ricordo che l'abbiamo già fatto quando abbiamo analizzato il campo magnetico, la distribuzione risultante dell'induzione al traferro. Vi ricordate? Noi abbiamo particolarizzato il componente simmetrico nel caso di grandezze sinusoidali. Abbiamo visto che il componente simmetrico coincide col fasore della prima fase. Poi nell'espressione dell'induzione risultante al traferro abbiamo ipotizzato le correnti sinusoidali ed è venuto fuori un campo magnetico rotante al traferro con una velocità omega su p. Lo ricordate questo? Adesso particolarizziamo il modello con le grandezze sinusoidali, lo facciamo la prossima volta. Volevo però iniziare a farvi riflettere dal punto di vista fisico nel caso sinusoidale cosa succede. Allora, immaginate di avere una macchina trifase sullo statore e sul rotore. L'alimentato, gli avvolgimenti sono perfettamente simmetrici, quindi sono identici, hanno la stessa resistenza, stessa induttanza di dispersione, quindi si può applicare in maniera efficiente il metodo dei componenti simmetrici. Voi alimentate la macchina con un sistema di tre tensioni sfasate uguale ampiezza, sfasate nello spazio, nel tempo di 120 gradi l'una rispetto all'altra. Ok? Quindi un sistema simmetrico di tensioni. Sistema simmetrico di tensioni, gli avvolgimenti sono uguali, quindi negli avvolgimenti circoleranno tre correnti identiche in ampiezza, sfasate nel tempo della stessa quantità di cui sono sfasate nel tempo le tensioni di alimentazione. Quindi anche le correnti che circolano negli avvolgimenti costituiscono un sistema trifase simmetrico, nel senso che sono tre correnti uguali sfasate nel tempo di 120 gradi. Queste tre correnti circolano negli avvolgimenti di statore e creano un campo magnetico rotante, l'abbiamo dimostrato, no? Un campo magnetico rotante con una velocità che è omega diviso p, dove omega è la pulsazione delle grandezze di alimentazione, delle correnti, delle tensioni, e p è il numero di circolare. Ora supponete che il rotore inizialmente stia fermo, quindi c'è questo campo rotante che gira in una certa direzione, il rotore inizialmente è fermo, immaginate il solito osservatore qua sopra che vede un campo, un valore di induzione, un suo misuratore di induzione, vede un misuratore di induzione che cambia il tempo. Questo che significa? Che gli avvolgimenti rotorici, per effetto di questo movimento, di questo spostamento, di questa rotazione del campo rotante, vedono una variazione del flusso concatenato con essi. Li trovate? Quindi gli avvolgimenti rotorici sono sedi di forze elettromotrici indotte. Sono sedi di forze elettromotrici indotte, non è detto che siano sedi di corrente indotte, perché dipende se gli avvolgimenti sono aperti o chiusi. Se gli avvolgimenti sono aperti, gli elettroni non è che possono cadere giù. No. Le correnti circolano solo se i circuiti sono chiusi. Allora, se i circuiti rotorici sono chiusi in corto circuito, quindi non ci sta alimentazione, guardate che questo termine è importante in alcune, per esempio, impianti oggi, tornando di moda, l'alimentazione via rotore del motore, della macchina. Vabbè, immaginiamo che gli avvolgimenti rotorici siano chiusi in cortocircuito. Allora, ho delle forze elettromotrici, queste forze elettromotrici faranno circolare delle correnti. D'accordo? Ora, come saranno queste forze elettromotrici? Ogni avvolgimento, l'osservatore, l'omino che sta qua sopra, se si sposta da una fase all'altra, vedrà le stesse vicissitudini con un ritardo pari all'angolo di cui si è spostato per passare da una fase all'altra. Quindi diciamo le forze elettromotrici indotte saranno di uguale ampiezza nelle diverse fasi e sfasate nel tempo dello stesso angolo di cui sono sfasate nello spazio di avvolgimento. No? Quindi se l'avvolgimento è trifase avrò delle forze elettromotrici indotte nel rotore che costituiscono un sistema trifase simmetrico. Quindi anche le correnti costituiranno un sistema trifase simmetrico di rotore. No? Ricordate che abbiamo fatto le cose che il rotore sia chiuso in corto circuito. E allora che cosa accade? Che anche le correnti rotoriche creano un campo. Quindi questo è il campo rotante di statore. Anche le correnti rotoriche creano un campo rotante di rotore con una velocità che sarà omega fratto p. Perché la pulsazione delle correnti indotte
questo è rotondo, questo è rovino, lo mio osservatore. Il campo ruota con velocità omega su P, il rotore inizialmente è fermo, stiamo facendo il caso in cui omega R è uguale a 0. Quindi io con che pulsazione vedo le mie grandezze sul rotore? Io vedrò quanti massi vedrò? Vedrò un massimo minimo più volte, no? Perché ci sono piccoli popolari. Questo è un campo che ha, per esempio, P uguale a 2 farà così. Quindi anch'io sul rotore vedrò un massimo, un minimo, un massimo, un minimo. Quindi sostanzialmente vedrò con una pulsazione che è la stessa sul rotore. Cioè vedrò una pulsazione che sarà P omega. Questa è la pulsazione rotorica. Pulsazione rotorica a rotore fermo, omega R uguale a 0. Le correnti costituiscono un sistema simmetrico, quindi loro daranno luogo a un campo rotante, quindi il campo rotante rotorico quanto gira? La pulsazione è P omega, il numero di coppie polari è P moltiplicato P volte quello che serve al denominatore, alla fine mi ritrovo con una velocità che è di nuovo omega diviso P. Cioè in sostanza io vedo, diciamo, questa grandezza rotorica. È importante questo passaggio sulla pulsazione, perché diciamo se no non riuscite a... Io vedo quest'onda che ha P coppie polari, a mia volta ho P coppie polari sull'avvolgimento rotorico, e quindi di fatto è come se vedessi una pulsazione rotorica, rotorica pari a P, pari a omega. Quindi la velocità del campo rotorico sarà sostanzialmente ancora una volta omega diviso P. Quindi al traferro ho due campi magnetici, uno statorico e uno rotorico, che girano alla stessa velocità, a rotore fermo, a rotore fermo. Questi due campi interagiscono fra di loro, sono come due calamite, una cerca di tirare l'altra. E come interagiranno fra di loro? Ricordatevi sempre la legge di Lenz: le forze elettromotrici indotte fanno circolare delle correnti che hanno verso tale da cercare di opporsi alla causa che l'ha generata. Qual è la causa che ha generato queste forze elettromotrici indotte e quindi queste correnti? Il movimento relativo tra il rotore e il campo magnetico rotante di statore. Quindi nasce una coppia, il sistema come reagisce? Si sviluppa una coppia che tende a portare in rotazione il rotore a quale velocità? Alla velocità del campo rotante statorico, perché se raggiungesse la velocità del campo rotante statorico non ci sarebbe più nessuna forza elettromotrice indotta, non ci sarebbe più nessuna variazione di flusso concatenato con gli avvolgimenti rotorici. Quindi il rotore si mette, fisicamente si metterà in movimento. Noi quello l'abbiamo dimostrato, lo dimostreremo analiticamente, nel senso che mettiamo le sinusoidali in una coppia diversa da zero. Ma il ragionamento fisico è quello che vi sto facendo adesso, no? Che però, insomma, non ci consente di sviluppare le relazioni analitiche. Comunque la trattazione analitica è importante. Il rotore si mette in movimento. Omega R a questo punto immaginiamo che sia diversa da zero. Quindi sta girando a velocità omega con R, non uguale a omega su P, perché se fosse uguale a omega su P non ci sarebbe flusso, variazione di flusso, quindi non ci sarebbe forza elettromagnetica. Gira a velocità omega con R, quindi questo omino cosa vede? Vede ancora delle forze elettromagnetiche indotte, questa volta con che pulsazione? Ebbene, la pulsazione è omega su P meno omega con R, differenza di velocità, perché vede scorrere il campo statorico adesso a una velocità diversa, moltiplicato P, quindi omega meno P omega R, moltiplicato P, perché questa cosa si ripete P volte sulla macchina. Quindi questa è la pulsazione rotorica adesso. Non uso un altro simbolo perché omega R per noi è la velocità di rotazione. Questa è la pulsazione del rotore quando omega R è diverso da zero. Quindi a questo punto la velocità del campo rotante rotorico quanto vale? La velocità del campo rotante è sempre pulsazione, quindi questa sarà omega meno P omega R diviso il numero di coppie polari. Quindi questa è la velocità campo rotorico.
Quindi il campo rotorico gira a questa velocità, il campo statorico gira a omega su t, quindi apparentemente i due campi non sono sincroni. In realtà non è così, perché questa è la velocità del campo rotorico rispetto al rotore, perché questa è la pulsazione del rotore, quindi è tutto riferito al rotore. Quindi questa è la velocità del campo rotorico rispetto al rotore. Per avere la velocità rispetto allo statore, che devo fare? Ci devo sommare la velocità con cui questo campo è portato nel rotore. Questi sono due sistemi, diciamo, galileani, in modo uno rispetto all'altro. Quindi la velocità rispetto allo statore sarà omega meno p omega r diviso p più omega r, che è la velocità con cui il rotore si muove, con cui porta il campo, e quindi omega diviso p. Quindi vedete che in questo caso, quindi velocità diversa da zero, quando la velocità è uguale a zero i due campi che nascono sono sincroni, ma anche quando la velocità è diversa da zero, il campo rotante statorico, il campo rotante generato dal sistema di correnti rotoriche, se l'avvolgimento rotorico è chiuso in cortocircuito, sono sincroni se valutiamo la velocità rispetto allo stesso elemento di macchina, o rispetto allo statore o rispetto al rotore. Rispetto allo statore girano entrambi sempre, qualunque sia omega corrente, sempre a velocità omega su p. Ma questo è un principio fondamentale, cioè i due campi, oltre ad avere lo stesso numero di coppie polari, per poter dare una coppia diversa da zero, dovrebbero essere anche sincroni, sempre. Questo vale per tutte le macchine. Perché dovrebbero essere sincroni? Immaginate di fare questo esperimento. Una volta si giocava con le calamite, oggi non so più, diciamo, però prendete una bussola, sapete cos'è una bussola? Un ago magnetico, non quella che sta sul telefonino. Quella con l'ago magnetico. Poi ci avvicinate una calamita vicino e l'ago segue la calamita. Se volete far girare l'ago con continuità, che dovete fare? Dovete fare in modo che la vostra velocità e quella dell'ago siano le stesse. Perché se vi muovete troppo rapidamente l'ago oscilla, se vi muovete troppo lentamente l'ago non si muove proprio. Quindi, diciamo, si capisce intuitivamente che i due campi, per poter dare luogo a un'interazione che ha un valore medio diverso da zero in termini di coppia, devono essere fra di loro sincroni. Questa macchina che adesso vi ho descritto si chiama macchina asincrona. Questo è il principio di funzionamento della macchina asincrona. Perché? Perché il rotore gira a una velocità normalmente anche diversa da quella del campo rotante statorico. Non gira alla stessa velocità, pur essendo sincroni il campo di statore e il campo di rotore. Ripeto, ma la sincronia, il sincronismo tra campo statorico e campo rotorico in termini di velocità è una condizione necessaria per far sviluppare alla macchina una coppia, un momento della coppia elettromagnetica diversa da zero. Ok? Il fatto che la parola asincrona si riferisce al fatto che la macchina gira a una velocità che è diversa da quella del campo rotante statorico. Si contrappone alla macchina sincrona, nella quale il rotore gira anch'esso alla velocità del campo rotante statorico. Quindi nel caso della macchina sincrona, che è la prima che studieremo, che è quella industrialmente più diffusa, universalmente più diffusa, perché è semplice, robusta, costa, diciamo, relativamente poco, è anche facile di facile utilizzo, diciamo, è diffusa nell'80% delle motorizzazioni mondiali. La macchina si chiama asincrona non perché il campo statorico e rotorico girino a velocità diverse, quindi devono sempre girare alla stessa velocità, ma perché il rotore gira a una velocità diversa da quella del campo statorico. Anche nella macchina a corrente continua, che studieremo alla fine, il campo statorico e rotorico stanno fermi, cioè comunque sono sincroni, è un caso particolare il sincronismo, devono stare fra di loro fermi, sempre nella stessa posizione, e in quel caso, anche in quel caso vedremo se ci sviluppa una coppia. Io questa cosa ve l'ho buttata lì, il principio fisico, poi lo ripetiamo la prossima volta, però volevo capire se mi avete seguito o no, se ci sono domande fate, che noi poi abbiamo fatto una marea di formule che sono necessarie, ripeto, perché con questo ragionamento fisico andiamo da nessuna parte, capiamo perché gira, ci facciamo un'idea di perché gira, ma quanto vale la coppia, che velocità va, se la posso raccaricare o no, tutte queste domande hanno senza risposta. Però il ragionamento fisico che va calato adesso, nel momento in cui andiamo a particolarizzare per il regime sinusoidale,
serve per capire quello che stiamo facendo. Allora, ci sono domande? Quindi noi la prossima volta ripartiamo da qui e lo particolarizziamo, questo modello al caso. Io insisto, questo modello è un modello assolutamente generale, vale per una forma d'onda, delle correnti, delle tensioni applicate alla macchina, qualsiasi. Questo è fondamentale, per esempio, se devo alimentare la macchina con un convertitore elettronico, così come oggi accade in un grandissimo numero di casi, e lì diciamo le forme d'onda in uscita sicuramente non sono sinusoidali, quindi ho bisogno di uno strumento di modellizzazione che mi possa prescindere dalla natura sinusoidale delle grandezze di alimentazione. Quindi si usa questo, per cui meno qui a Cassino, così come c'è in altre parti del mondo, nel corso di macchine elettriche si segue un percorso che è diverso da quello che si seguiva 10 anni fa, che si segue ancora in molte università. Non si parte dal sinusoidale, poi magari dopo azionamenti si rigeneralizza sul transito, sui valori istantanei. Siamo partiti dal modello generale, adesso lo particolarizziamo per il sinusoidale, lo studieremo il sinusoidale che vi servirà per il corso di macchine elettriche. Poi questo stesso modello lo userete nei corsi di azionamento. Chiaro qual è il filo logico che abbiamo seguito, che mi sembra didatticamente migliore.